Mayday 2009, rotta verso il futuro. La parola d'ordine è uscire dalla crisi con più diritti. La nona edizione della Mayday è stata imponente, coi cortei a Milano, Palermo, Roma, nonostante l'assenza di quello dell'Aquila. Una Mayday che porta avanti le rivendicazioni dei lavoratori precari e che quest'anno deve fare i conti con una crisi senza precedenti, di cui governo e Confindustria approfittano per ridurre i diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro. Si ridimensiona il contratto nazionale, si limita il diritto di sciopero, si indebolisce il testo unico sulla sicurezza, mentre le imprese ne approfittano per non rinnovare i contratti ai precari e lasciare a casa anche chi aveva un lavoro sicuro. Gli ammortizzatori sociali sono solo per pochi e neanche sufficienti. Si tagliano i servizi e i fondi alla scuola pubblica. La CUBA e le altre realtà sociali del sindacalismo di base che animano la Mayday rivendica un nuovo welfare, che tenga conto delle trasformazioni nel sistema produttivo e che garantisca la ridistribuzione del lavoro e la continuità di reddito per chi rimane senza. Alla Milano che non vuole ascoltare, alla Milano sorda, alla Milano dei padroni. Le politiche securitarie che chiudono gli spazi sociali e criminalizzano i migranti sono solo il tentativo di mantenere il consenso, indicando dei falsi problemi. La sicurezza è la certezza del reddito e dei diritti. La paura viene solo dalla mancanza di prospettive per il futuro. Sono più di 30 milioni le persone che lavorano con contratto precario oggi in Europa. Sono decine di milioni i bambini che sono nati in Europa ma sono esclusi dalla cittadinanza. Per queste persone la Mayday è un momento di agitazione e di lotta. Mayday, Mayday! L'edizione di quest'anno vede una partecipazione più forte di quella dell'anno scorso. C'è chi stima addirittura oltre le 100.000 persone. Siccome siamo precari onesti noi, 80-100.000 mi sembra la cifra giusta, ma soprattutto ci sono grandi novità qualitative. Il primo spezzone della Mayday è stato aperto da uno spezzone no oil, guidato da un carro a trazione ciclica e ad alimentazione fotovoltaica, molto bello, che pompava musica distribuita in tutta la parata attraverso onde radio. Seguivano altri carri come quello di Serpicanaro, la Critical Mass, e poi si apriva la grande parata con 20 carri, fra cui quello di San Precario, di precaria.org, quello della CUB, quello dell'Onda, quello di Casa Loca, che ha dato ospitalità agli attivisti della Mayday giunti da tutto il mondo. Ci sono infatti 13 Mayday in Giappone e 20 in Europa, e quest'anno anche a Toronto. Questa è una giornata molto importante perché oltre 120.000 giovani e lavoratori precari oggi hanno manifestato per porre con forza la questione dei rapporti di lavoro stabili e della continuità del reddito. Credo che sia un messaggio molto forte che viene indirizzato a chi ha provocato la crisi, e anche i governanti che non stanno facendo niente per evitare che la crisi non sia pagata dai ceti popolari. Tra l'altro, questa non è un'iniziativa che si esaurisce oggi, è un'iniziativa che avrà non solo un elemento di continuità nelle numerose lotte che avvengono in tutto il paese, dove i lavoratori vengono messi licenziati in cassa integrazione, ma avrà come momento importante lo sciopero generale e le manifestazioni del 15 di maggio, che rappresentano in realtà la risposta alle proposte dei lavoratori come
si possa e si debba uscire dalla crisi per evitare che paghino i ceti popolari e per evitare che quelli che hanno provocato la crisi poi ritornino a fare i loro sporchi affari. Precaria.org tra le realtà promotrici della May Day quest'anno, come da 8 anni a questa parte, e lavora con tutti i precari e le precarie dispersi sulla metropoli. Precaria.org vuole richiedere diritti, saperi, un welfare nuovo, un welfare metropolitano, lo chiamiamo noi, per tutte e per tutti. Welfare metropolitano vuol dire una nuova forma di reddito che dia continuità al reddito spezzato delle precarie e delle precarie, che da troppi anni ormai si barcamenano saltando da un lavoro a un altro senza avere una reale continuità di reddito. Sono briciole, i precari sono qui, in decine di migliaia, per dire basta! City of God è la free press dei precari e delle precarie per dare voce alle lotte all'interno dei posti di lavoro, dai precari cassaintegrati dell'Alitalia a chi lavora all'interno dei call center o chiunque comunque abbia una situazione lavorativa di precariato. Secondo te la May Day è un'occasione per prendere coscienza della condizione di vita e di lavoro precaria? Sicuramente sì, perché ricordo 8 anni fa la prima May Day eravamo pochissimi. Oggi le persone cominciano a rendersi conto di quanto la precarietà sia una condizione di vita, sia una condizione che esula e traborda al mondo di lavoro per occupare tutta l'estensione delle nostre vite. Chi sono i precari nel capitalismo avanzato? In crisi. La classe creativa è il soggetto che è emerso nelle grandi metropoli. La classe creativa non è un ceto omogeneo, ma è un ceto fatto di persone fortemente individualiste ed edoniste, ma anche di persone che si mettono in rete per difendere i propri diritti. La crisi sta radicalizzando tutti i settori del lavoro immateriale, ma per lavoro immateriale noi intendiamo anche i servizi, dai programmatori ai pulitori, questo l'abbiamo sempre detto. Non è una questione di lavoro qualificato o dequalificato, ma è una questione di terziario rispetto invece al settore industriale. Noi riusciremo a fare pagare la crisi al capitalismo finanziario solo se riusciremo a bloccare il settore dei servizi e l'intera metropoli. La comunicazione in particolar modo è investita di questa situazione. Oggi con noi c'erano degli studenti che sono sfruttati con gli stage, ad esempio, che è lavoro gratuito, che poi non è mai realmente formativo, alla rete dei redattori precari e appunto diversamente strutturati dell'università. Quali gli strumenti di lotta possibili per le rivendicazioni di chi è precario? Secondo noi imperativo costruire forme di pressione sulla governance europea, su Francoforte e Bruxelles, sul potere monetarista neoliberista che in Europa è ancora intatto. Secondo, noi dobbiamo costruire forme di ribellione urbana come quelle che sono avvenute in Grecia e in altre città d'Europa, del nord Europa e dell'Europa dell'est in risposta alla crisi finanziaria. Questo unito a un sindacalismo rivendicativo, radicato nei territori, che porta avanti forme non violente ma determinate di blocco della produzione, di picchetto e di sciopero parziale a singhiozzo intermittente.